Ciao, sono Roberto Camurri, ringrazio moltissimo Anita e Daniela di Kili di Libri per avermi dato la possibilità di fare questo video e parlare di Il nome della madre, il romanzo che ho scritto edito da NN Editore. È un libro che inizia raccontando di questa donna che abbandona da un giorno all'altro, sparendo dalla loro vita un padre e un figlio. E quindi Ettore si trova costretto a crescere Pietro da solo in un contesto sociale che è la generazione poi dei miei genitori, in cui non era facile ritrovare un padre single che educa in solitaria un, un bambino. E più si va avanti il più ehm, il punto di vista si sposta su pietro che diventa il protagonista del romanzo e deve fare i conti con la presenza pesante e pressante e ingombrante e incomprensibile a volte di un padre come ettore e dall'altra parte anche fare i conti con ehm, una figura che è quella di sua madre, che man mano che lui cresce, diventando prima bambino e poi adolescente e poi adulto, assume sempre di più i contorni di un fantasma. E fino ad arrivare all'ultimo, all'epilogo del romanzo, in cui riesce finalmente Pietro a dare un nome a questa donna, anche mettendo insieme i piccoli segreti o grandi segreti che gli altri personaggi del libro come appunto i suoi nonni hanno custodito in tutti questi anni di assenza di questa donna e, per riuscire poi a nominandola a trovare un, una propria identità un proprio posto nel mondo grazie mille ciao a tutti il nome della madre Roberto Camurri ciao